cosa, ieri sera c'è stata la riunione di giunta, Sì. c'era voce che ci sia stata approvata una delibera di un certo peso sul CR8, ci può dire di che si tratta? È una delibera molto importante che chiude questa vicenda così tormentata, così dura per la nostra città, che tiene fino a queste ore, pignorate le casse del Comune di Napoli. Potremmo dire avevamo ragione perché non era un debito nostro, si è giunta una transazione, devo dare atto al Presidente del Consiglio uscente Gentiloni di aver avuto un atteggiamento leale, si è riuscito a chiudere un accordo importante. Ieri abbiamo fatto la delibera come Comune di Napoli. Peccato che tutto questo sia arrivato in ritardo, non per colpa nostra, e quindi ci siamo beccati anche un provvedimento della Corte dei Conti dove c'è un aspetto di applicazione di eventuali sanzioni proprio legate al fatto del debito del CR8, che non è un debito nostro. Quindi noi non solo abbiamo subito e siamo stati vittime di un debito ingiusto e di un debito storico del post-terremoto che non è nostro, abbiamo avuto l'indicazione di applicazione di una sanzione su un debito che non è nostro. E questo è uno dei punti di grande beffa che abbiamo anche posto all'attenzione del governo e delle forze parlamentari. Stamattina davanti al Tribunale si dovrebbe chiudere finalmente, anche da un punto di vista giudiziario, questa questione con il CR8, con il Comune di Napoli, con tutte le parti in causa, e quindi dalla giornata di oggi, massimo di domani, eliminare il pignoramento nelle casse del Comune di Napoli, che è un risultato importante di una battaglia che ha condotto la città con dignità. Tanti cittadini che hanno sostenuto battaglie anche popolari, siamo andati a Roma, siamo stati a Piazza Municipio. È uno dei tasselli di un puzzle ancora complicato perché il meteorite istituzionale del debito storico continua a pesare sulla nostra città.